Bene, con chi sei Costanza? Allora, sono Roberto Mancini, di Casa Campanella, una struttura che io non conosco purtroppo perché non sono stata mai, però mi dicono molto bella dell'isola d'Elba e gli chiediamo un po' come che impressione ha avuto a questi 2 giorni in Fiorentina, insomma, sulla web. Ciao! Sei dietro la telecamera? Sì, non mi faccio mai vedere. Allora, l'impressione è stimolante perché noi sposiamo, come sai, le nuove tecnologie, il mondo dei blogger e le nuove piattaforme tecnologiche, quindi dai social network in avanti. Trovo quindi l'iniziativa interessante, questo è il secondo anno in cui noi siamo presenti. La mia impressione, sentendo anche gli interventi che sono venuti dal palco, quindi ospiti statunitensi, è che ci sia un po' di scollamento rispetto alla realtà americana, chiaramente con le proprie dimensioni, quello che è in realtà con la propria cultura, con il proprio anche avanzamento tecnologico che sicuramente arriverà da noi, rispetto a quella che è la realtà italiana del mercato turistico. Ma non solo il mercato, anche inteso come persone, quindi come potenziali clienti, come potenziali ospiti che ricercano contenuti su internet per prenotare la propria vacanza, ma anche da un punto di vista di dimensioni, quindi da un punto di vista strutturale. Ieri mattina parlavamo qualche minuto fa con Costanza, seguendo una sessione relativa al revenue management, che è stata da un punto di vista tecnico assolutamente interessante e stimolante, l'ho trovata a mio avviso abbastanza distante dalla dimensione che hanno le tipiche aziende turistiche italiane, quindi aziende prevalentemente medio-piccole. Escludiamo per questo le strutture di catena, chiaramente, che hanno aziende molto strutturate e hanno dipartimenti specialistici per gestire le varie aree di business dell'albergo. Sulla media azienda italiana, quindi possiamo considerarla, magari semplifichiamo un attimo, un albergo di 50 camere, per esempio dell'isola di Elba, oppure anche tanti agriturismi toscani che ne hanno addirittura meno, quindi veramente micro imprese con 8-10 camere, talvolta anche meno, applicare questi meccanismi ritengo sia abbastanza difficile, per una questione di costi. Per una questione di costi e anche per una questione di limiti oggettivi, nel senso che io posso prendere un ottimo revenue manager, al quale però per poter fare questo lavoro ha bisogno di uno stock di prodotto da vendere, quindi uno stock di camere, uno stock di posti letto che possono costituire sulle nostre dimensioni un limite oggettivo per questo. Secondo me, alla domanda però, allora revenue manager solo se sei una struttura grande, se sei piccolo non puoi farlo, dico comunque di no. La cosa interessante è che esiste una materia che è il revenue management, al quale tutti dovremmo essere sensibilizzati per capire quali sono i nostri margini di miglioramento alberghieri, o anche per aziende di carattere ricettivo, di carattere extra alberghiero, applicato in forma ridotta, in forma più alleggerita, ma comunque fare formazione e informazione dell'imprenditoria, affinché ci sia una sensibilizzazione e conseguentemente un acculturamento su questa materia. Io ripeto, secondo me sono assolutamente convinto che sui nostri bilanci sia un aspetto da non trascurare. Ecco, vi posso fare una domanda io, fare da dietro la regia una riflessione e condividerla. Siamo in un mondo web del turismo molto sociale di condivisione. Però anche in eventi come questo andiamo molto a compartimenti stagni. Ad esempio nei social ci sono gli utenti e basta, le aziende ci sono molto poco. In eventi come questo ci sono gli addetti ai lavori,
e ad esempio persone che potrebbero essere interessate a un'attività di web turismo quali gli studenti non ci sono. D'altro canto l'università italiana probabilmente non è in grado di fornire figure professionali per un web turismo e infatti in eventi come questi, a parte Roberta Milano, il professor Baggio, non mi sembra che ci siano dei professori. Ecco, eventi come il BTO non potrebbero magari con iniziative collaterali coinvolgere gli studenti, le università e altro? Attualmente mi pare che si navighi un po' a vista, nel senso sia il piccolo operatore che tenta di camminarsi con i social media, di iniziare a strutturare un po' una presenza web consapevole quantomeno, e invece l'utente che in realtà smanetta per conto suo, si organizza un po' in base alle proprie esigenze, un po' in base ai propri gusti, allo stile di viaggio, trova, no, spazi nuovi in cui andare a trovare informazioni, condividerle. Effettivamente c'è un buco, c'è un po' di professionalità o comunque di studio di predisposizione al lavoro un po' più verticale sui temi del turismo e dei social media, potrebbe essere più un elemento di anello, di congiunzione, sì, assolutamente sottoporremo questo interessante tip ai lavori per il prossimo anno. Bene, allora vi lascio con un quesito. Un ragazzo che volesse lavorare nel turismo e nel web, cosa fa? Va all'università o sta 4 ore al giorno su Facebook? Dove impara di più? La risposta l'anno prossimo. Ciao, grazie.